Lottano più degli adulti per cambiamento climatico, istruzione e parità di genere. Credono più degli adulti che libertà e salute siano i loro valori fondanti. Si definiscono affidabili ed etici, ma risultano meno ottimisti degli adulti a discapito della loro età. L'autoritratto della generazione Z del Friuli Venezia Giulia è questo ed è raccolto in un sondaggio fatto da SVG e presentato al Barcolanasi Summit verso gli stati generali della sostenibilità del Nord Adriatico e dell'Europa Centrale di Trieste, inaugurato dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Un pomeriggio di lavori che ha riflettuto sul rapporto tra sostenibilità e complessità assieme al filosofo Umberto Galimberti e al matematico Pier Giorgio Odifreddi, assieme ai due interpreti della generazione Z, il professore e scrittore Enrico Galiano e l'attivista e cofondatrice dei Fridays for Future Italia, Sara Segantin. Questa C-Summit è un'anteprima di quelli che saranno stati generali, che erano programmati per novembre, ma a causa che il nostro governo in questo momento non c'è, l'abbiamo rimandato in primavera. In questi stati generali di primavera avremo la partecipazione dell'Italia, della Croazia, della Slovenia e dell'Austria con relative regioni confinanti, quindi Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo l'anteprima di tutto questo, il C-Summit, quindi parleremo non solo di mare ma anche di sostenibilità a tutto tondo e anche di quelle che sono appunto le politiche e delle buone pratiche che abbiamo fatto, quindi condivideremo i nostri progetti, i nostri obiettivi e saremo attenti a quelle che sono indicazioni appunto del territorio. Tra le principali preoccupazioni della generazione Z del Friuli c'è il lavoro al 68% e l'ambiente. Il 56% dei ragazzi è preoccupato per la situazione ambientale in generale, ma la percentuale sale al 72% quando si focalizza l'attenzione sul futuro del luogo in cui i ragazzi vivono. Ci sono delle visioni che noi condividiamo, cioè quello di ribaltare la piramide e di andare a coinvolgere i cittadini, i territori, i sindaci, anche dei paesi più piccoli, a costruire insieme un ambientalismo da volto umano, quindi dal territorio. La nostra regione è molto bella, va salvaguardata. Ippolito Nievo scriveva: siamo un piccolo compendio dell'universo, bisogna assolutamente tramandarlo intatto e migliore ai nostri figli e nipoti. Da qui si parte, piuttosto che andare giustamente a bacchettare i grani della terra, magari con qualche amnesia dell'India e della Cina, che sono i più grandi inquinatori, noi al contrario ci tiriamo sulle maniche e nel territorio cominciamo a fare il nostro dovere. Abbiamo progetti importanti, la regione vuole essere prima in Europa, raggiungere il Green Deal 2045, ci lavoriamo già adesso, questo è un importante appuntamento e con piccoli passi contiamo di arrivare a questo traguardo, molto ambizioso, ma contiamo di farcela.